Bene ragazzi, come detto proviamo anche la ibrida. Allora, adesso è in modalità sport, praticamente il cambio è solo in versione manuale, ho già messo in prima e la moto sta ferma perché la leva della frizione appunto non c'è. Ho già questa è la posizione di guida, mi piace un po' di più. Ok, allora queste qui le marce sono praticamente folle, prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. La folle non è tra la prima e la seconda, ma è sotto. Ecco, il brutto è che ha messo la leva per cambiare la marcia come l'abbagliante, quindi si tende a schiacciare l'abbagliante. In teoria dovrebbe scalare anche da sola. Ecco, in teoria, in pratica ho visto che non l'ha fatto. Questo adesso funziona come le clutch della Honda, però senza pedale. Cambia con le palette, io avrei preferito il pedale onestamente. Si sente abbastanza lo stacco quando si cambia marcia della frizione, proprio si siede e si riapre. Si comporta come un motore normalissimo. Prima a prendersi un attimo la mano, onestamente, con la pulsantiera, perché cambiare la freccia, scalare la marcia. È ovvio che vabbè, bisogna prenderci un attimino la mano, però si può fermarsi tranquillamente con la prima inserita. Dopo proviamo anche il sistema e-boost, che dovrebbe dare per un tot di secondi una spinta aggiuntiva. Poi c'è il sistema walk, praticamente mette la moto, praticamente spegne il motore termico e la si usa solo come elettrica. Ecco, e in quel caso c'è sia. Può andare sia in avanti o girando la leva, il gas al contrario, fa anche un pelino di retromarcia. Voglio provare il sistema boost. Adesso, ripeto, adesso è in modalità sport, quindi è solo cambio manuale. Se si mette invece in modalità eco, si può scegliere tra il manuale e l'automatico. È un automatico un po' conservativo, fatto per risparmiare carburante, quindi dopo magari se riesco lo proviamo. Per cambiare marcia bisogna tenere il gas aperto. Ecco, ho provato a chiudere il gas e non cambiava. Sul
strumentazione è alla forma della mia, però è un attimino rivista la grafica. E per scalare bisogna naturalmente chiudere il gas. Vedete, a gas chiuso non mette la quarta, il gas deve essere aperto, e per scalare bisogna avere il gas chiuso. Vabbè, bisogna un attimino prenderci la mano, eh. Adesso vede, sono in prima, se scalo ancora in teoria va in folle. Proviamo, scalo, è andata in folle, salgo di marcia, metto la prima. Voglio pigiare il boost per vedere se fa davvero boost. E un attimino con la bussantiera a prendere un po' di... perché si fa tutto con la mano sinistra. Posizione di guida... almeno io sono caricato. Sarà che boh... sì, non è sportiva, ma sembrerebbe quasi come la mia, ecco. Un po' meno, però diciamo che è lì, e a me piace, la sella è dura, eh. Il freno dietro non l'ho ancora provato, quello davanti frena bene, però affonda tanto la forcella. Proviamo anche il freno dietro. Il freno dietro, boh, quasi inesistente. È vero che adesso dovrebbe vedere quanti chilometri sulla moto. Ha fatto segno a me di stare in mezzo, che non ci sono buche, ci stava finendo in pieno lui. Ah, ho visto che quando vuoi usare il boost mi sa che te lo segnala quando puoi usare il boost. Riesco a capire dove sono i chilometri. E ogni tanto vado, cioè, più che altro perché a me piace andare tenendo le due dita appoggiate sopra la frizione, sopra la leva della frizione. Qua non essendoci, intanto faccio la ricerca e non c'è. Allora, quando è in tiro cambia abbastanza velocemente, se sta andando piano sente proprio un... passa un lasso di tempo, non è rapidissimo nel cambio marcia. E io vorrei scannarla un po', ma qua non me la fanno tirare. Vediamo se dopo, non mi ricordo il percorso, ma mi sembra che dopo una tiratina la possiamo fare.
adesso non so dirvi cosa costi, però io vabbè prenderei magari per usarla la versione naked, da usare un po' più sbarazzinamente, però non è male neanche questo. Però vabbè, una sportiva così non ha senso secondo me. Mi piace il freno dietro, niente, proprio non pervenuto, però vabbè, ripeto, deve sicuramente slegarsi un po'. Bella che spinta col boost. Ragazzi, si sente quando spinge il boost. Non pensavo, ma sembra che possiamo scannare un po'. Allora, sembra che si impenna. Non male, non male. Brava Kawasaki, ha fatto un mezzo molto interessante. Quando usi il boost, picchi, attacca dentro. Sente l'intervento dell'elettrico? Sì, di brutto. Questa mi piacerebbe provarla su una strada dove la si può sfruttare un po' il boost. Male per essere un 4,50. Ha sbagliato strada. Voleva farci vedere questo parcheggio. Si è fatto fare il giro turistico. Bella ragazzi, andate a provarlo sto mezzo perché è interessante, è veramente interessante.
È veramente un mezzo interessante. È veramente un mezzo interessante, ragazzi. Quante volte l'ho detto, non fa niente. Va bene, gente, dai, ditemi che ne pensate. Ripeto, chi può la vada a provare, perché è veramente carina. Un saluto e ci vediamo alla prossima prova. Ciao ciao.